Per la rubrica Così dicevano tutti, oggi abbiamo il signor Enrico che è nativo di Roma e vive a Porto San, Porto San Giorgio. Cos'è secondo lei l'amore? L'amore è una cosa bellissima sotto il profilo umano, anche con gli anni che viene si rafforzano di più. E quello che non vedo oggi, quei ragazzi di oggi, sai, prima io ti parlo di 30 anni era migliore di oggi nel profilo anche di rispetto, invece oggi è tutto consumato in fretta, veloce, forse sarà, che ti posso dire, la vita di oggi che porta questo consumismo più veloce, quindi veloce, anche la vita con tutti i problemi che ci sono oggi, anche il fatto che uno non dedica molto alla ragazza in cui sta perché diversi motivi, il lavoro che c'è, non c'è, non trova una sistemazione, e anche, che ti posso dire, rapportarsi con la ragazza, anche se lui lavora, anche se lei, diciamo, è disoccupata, ci stanno tante problematiche. Quindi l'amore che c'è adesso non è paragonabile a quello che c'era 40 anni fa? No, come ti ripeto, no. Anche perché 40 anni fa uscivi con la ragazza, ma per dargli un bacetto dovevi aspettare un bel pezzetto, ecco. Diciamo. Quindi adesso non c'è più il fascino, no, dell'attesa. È tutto consumato in breve, insomma. Così io la vedo. Poi ho visto anche i ragazzi, diciamo, si vede anche al mare, tu abbracci, ma finisce tutto lì dopo, no? Secondo lei incide anche il modo di approcciarsi, che magari adesso viene utilizzato internet o mezzi? Anche, cioè, internet, Facebook, lì, tutto. E ci sono delle persone dell'età mia, si innamorano anche lì, anche su Facebook, come si chiama? Una volta come si conquistavano le ragazze o le donne? Una volta era come, c'avevi, ti dedicavi di più a lei, era molto più duro, insomma, prenderla, non è come oggi, sai, oggi in 5 minuti si conosce, è tutto più veloce, ma prima no, prima c'era il papà, c'era la mamma, e qua dove vai, devi rientrare quando già si sta imbrunire, devi rientrare a casa, non c'era tutto, anche l'orario, devi rientrare presto, se scappi alle 3, alle 6 devi rientrare, invece adesso ancora si esce all'1. Rientri alle 5, minimo. È questo che è. Ci racconti un aneddoto della sua storia? Lo dico. Allora, i genitori miei sono morti, tutti e due, poverini. Io ero fidanzato con attualmente mia moglie, da Roma prendevo la macchina o il filobus, finivo da lavorare oppure qualche altra cosa che avevo fatto, prendevo e partivo a farmi 600 chilometri, ma ti parlo del 77, 78, per cui è una bella storia d'amore, veramente era amore. E prima da toccarla ho consumato quando mi sono sposato. Ringraziamo il signor Enrico per queste perle di saggezza e in linea allo studio.